ragazzi, ma guardate ciao. Oggi che ospite speciale che vi ho portato. Ciao a tutti, ciao ragazzi, che piacere essere qui sì, oggi, sono emozionatissima. Noi ci sentiamo sempre, quindi anch'io super felice. Diciamo che tra noi, ecco, su WhatsApp, però sul tuo canale mi sento un ospite nuova, quindi ciao. Sì, che poi in realtà ci siamo, allora, video proprio così insieme ne abbiamo vlog, mai fatti? No, questi qua no, però vlog sì. Questi vlog qua no. Sì, insieme. Sì, bravo, esatto. Tanti eventi esatto. Insieme. E oggi vi portiamo un video che non ho mai fatto nel mio canale, e cioè da quanto tempo non vi avevo chiesto vi avevamo chiesto, perché anche Marta aveva chiesto le domande sui nostri profili Instagram, e vi lascio il link di entrambe nel box informazioni. E quindi ragazzi, direi di cominciare subito. Cosa ne dici, sì, Marta? Perché abbiamo un sacco di domande super super piccantini, interessanti. Allora cominciamo dalla prima, che non è piccante, però ci piace perché riguarda il cibo. Anzi Marta, scusami, che cafona, che maleducata, sei mia ospite, prego, comincia tu. Allora, cara, da quanto tempo non, guardiamo di là perché c'è il cellulare, da quanto tempo non mangi la pizza? Allora, da quanto tempo non mangio la pizza? Tipo 2 giorni, perché io amo la pizza, sia quella fatta in casa che quella da asporto. E secondo me quella fatta in casa, se la sai fare, è anche ancora più buona. Poi dipende, anche perché io mangio quella senza glutine, quindi è un po' particolare da prendere da asporto, è meglio che te la fai, diciamoci la verità. Quindi da qualche giorno, forse 2 giorni fa ho mangiato, forse 2 giorni fa, sì. Ah. Quindi pizza lover, pizza con patate, pizza lover. Allora, sono anch'io una pizza lover, soprattutto chi mi segue su Instagram sa della pizzetta unta, che è quella proprio, a me piace tipica, un po' tutta la pizza, tipica ridicola, pizza unta tua quando stai editando, oppure il giorno, la sera, sempre. Mamma, che bontà. Però lo sai che in realtà saranno almeno 3-4 giorni che non mangio pizza. Ieri sera Luca mi aveva detto, sì, infatti Luca ieri sera fa, ma vado a prendere le pizze da asporto. Io, ma no, sto preparando il minestrone. Però effettivamente forse stasera rimediamo pizza. Comunque 3-4 giorni saranno che non mangio pizza. Va bene questa cosa. Da quanto tempo non fai ginnastica? E qui mi hanno messo anche le risate, rido anche io. Io non mi alleno da quando c'è stata di nuovo la chiusura delle palestre. Quanto è passato adesso? 2 mesi, no, 1 mese e mezzo, non so. Fatecelo sapere, perché non mi ricordo se... Comunque è parecchio. Non mi ricordo più. È parecchio. Sì, dalla chiusura delle palestre. Te Marta? Ah, da quanto tempo non fai ginnastica? Io non mi allenavo tipo da 1 mese, ma ieri mi sono allenata, te l'ho anche detto su WhatsApp, ti ricordi? Sì, il mio allenamento è sempre lo stesso, tipo da 4 anni, quando mi alleno una volta al mese. No, una o due volte al mese mi alleno, dai. Cioè non so quanto abbia rilevanza a livello del corpo. Guarda le mie spalle, come sono allenate, cioè proprio non ho muscolo, vabbè. Comunque mi sono allenata e ho fatto tipo esercizi con i miei classici 5 kg, che Gennaro dice sempre, tu continui a usare i 5 kg. Ma cosa pensi di fare? Soprattutto cosa pensi di fare allenandoti una volta al mese? Ma io prima avevo un po' di costanza, nel senso, anche se mi allenavo in casa, mi allenavo tipo due o tre volte a settimana e c'erano dei risultati. Ora che mi alleno 2 volte ricordo, al mese, vero? Non ho nessun risultato, infatti. Certo. Questo vestito largo ci penserà. No, stai divinamente, no, ma, stai divinamente. Ma non è neanche per la, diciamo, proprio forma fisica, è proprio per stare meglio con se stessi, proprio sentirsi più forti. Io sono sempre debole, come se avessi 90 anni. No? Ma torneremo ad allenarci. Voi ragazzi vi state allenando, fateci sapere, ragazzi. Allora, da quanto tempo non prendi il treno o l'aereo? Devo essere sincera? Io non prendo il treno o l'aereo da febbraio. Beh. Sì, o forse gennaio addirittura. Da febbraio, perché appena è scoppiato il Covid non ho più viaggiato in treno o in aereo. Dico la verità, chi ha esigenza di spostarsi col treno lo capisco che continui a prenderlo. Però io ho avuto un po' di fobia e non ho mai più viaggiato. E questa è una cosa che mi manca tanto. Capisco. Perché spostarsi con l'auto non è sempre così, non fa bene all'ambiente. Però ora come ora è da mesi, cioè da un anno quasi, che non prendo un treno o un aereo. Questa è la realtà. Tu invece? Io ti supero. Addirittura io da l'ultimo spostamento che ho fatto in treno è stato a dicembre 2019, quindi è passato esattamente un anno, perché poi in realtà tutta questa storia era partita dal periodo natalizio, sì, più sì. o meno. Io la stavo seguendo molto, e in realtà poi io avevo degli spostamenti da fare che però non erano urgentissimi, quindi mi ero detto, ok, aspettiamo un attimo, voglio vedere come va la situazione. Infatti dopo è esploso a macchia d'olio. Esatto, ho fatto giusto in tempo col viaggio di nozze, sono tornata il 3 gennaio a casa, ti rendi conto? Poi sta a me, cara, o secondo me, guarda che questa cosa secondo me l'ho letta io, o no, l'hai letto tu, chi l'ha letta? Non lo ricordo. No, l'hai letta tu, perché hai risposto prima tu, io e te con la memoria. L'età è una brutta cosa. Allora ragazzi, questa ve la devo raccontare. Questo è il secondo video che filmiamo, e anzi abbiamo filmato l'hai mai nel video di Marta, ve lo lascio linkato sempre nel box informazioni, quindi andate a vedere anche l'altro video perché è troppo divertente. Praticamente noi ci leggiamo una domanda a testa e dopo ogni domanda, ma questa chi l'ha letta? Ma questa l'hai letta tu o l'ho letta io? Ma chi deve leggere? Secondo te, no?
Ma se noi stiamo così a poco più di 30 anni, noi a 60 anni ricorderemo il nostro nome almeno, oppure anche quello. Che ci voglio pensare? Chi è? Chi è? Ma a chi? Ti devo dire, aggiungo un'altra cosa per dirti quanto sono vecchia. Ieri sera Gennaro stava bevendo il vino e mi fa, ne vuoi un po'? E dico, sì, però prendo il calice e dico due dita. E mi ha detto, neanche mia zia defunta 20 anni fa diceva così, due dita. È un'usanza proprio delle vecchie. E io così, fermate qui, due dita. E c'è una mamma, manco mia zia che è morta 20 anni fa. Ok, ma sono vecchia inside. E aspetta, a chiudere il cerchio siamo, perché abbiamo accanto il telefono, perché siamo in videochiamata e abbiamo anche le domande che ci avete fatto. Quindi ogni 3x2 siamo qui che diciamo, aspetta che non ci vedo, aspetta che non ci vedo. Va bene, sto lasciando queste cose con quello. Anziana. Un po' di backstage, ragazzi, che ci piace. Allora, oddio, questa mi fa piangere. Da quanto tempo non vedi la, nel mio caso la mia migliore amica, perché è una ragazza la mia migliore amica, non la vedo da, ragazzi, è proprio tanto, credo che sia un anno intero, perché poi non abitiamo vicino, abitiamo, lei abita al nord Italia, io sono nel centro, quindi credo che sia dall'anno scorso, un anno pieno, se non poco più addirittura, sai, piange il cuore, ci sentiamo tutti i giorni, quello sì, però è proprio tantissimo. Te, ciccia? Da quanto tempo non vedi? Allora, io ho più di un migliore amico, diciamo, in realtà sono donne, quindi migliori amiche. Allora, una non la vedo da un anno, anch'io, più o meno, forse un anno e un mese. Mi manchi, Flo, perché non ci siamo viste più? Vabbè, perché lei vive... Oh, Flo, ciao, vive, ti saluto anche in questo video. E quindi abita dall'altra parte, perché è lì per lavoro, e quindi non ci vediamo, sì, da più di un anno, poco dopo il mio matrimonio, quindi più di un anno. Mentre un'altra mia amica l'ho vista recentemente, ovviamente rispettando le distanze di sicurezza, classiche cose, quindi senza abbracci, senza baci, e la mia amica Valentina, che saluto, che amo, però la mia amica Floriana non la vedo da una vita. In realtà anche un'altra mia amica, che io reputo una delle mie migliori amiche, Fatima, non la vedo da febbraio o forse gennaio, era incinta, quindi doveva essere tipo gennaio, e anche lei non la vedo da un sacco di tempo. Quindi diciamo che queste cose mi fanno male, perché è brutto comunque non vedersi, e quando ti vedi con la mascherina è da lontano, insomma, e io spero che passi presto. Pienamente ragione. Ah, aspetta, tra parentesi, io ho salutato l'amica di Marta, Floriana, che peraltro non conosco, perché mi aveva commosso una cosa che fanno loro che due, che era stato nominato nell'altro video, e allora a quel punto l'avevo salutata, quindi vabbè, è stata nominata, l'ho risalutata anche qui per par condicio. Allora, da quanto tempo non tagli i capelli? Allora, l'ultima volta che ho tagliato i capelli è stata a febbraio, cioè io tutte le cose che ho fatte prima del lockdown, cioè ci hanno chiuso a febbraio, fine o inizio marzo, mi sembra l'8 marzo ci hanno chiuso, non mi ricordo. Marzo, credo. Sì, comunque sono andata e ho fatto un bel taglio. In realtà io a febbraio i capelli li avevo fin qua, quindi li ho tagliati qua. Guardate un po' quanto sono cresciuti. Questa era la sedia, e che dicono, cosa hai fatto? Vedete che la sedia, cioè, è tutta carina, e poi ok. Comunque l'ho tagliati, mi sono cresciuti tanto, e in realtà non li ho mai più tagliati. Forse solo una volta, sai perché? Ti è mai capitato di fare la coda e quando la togli rimangono i capelli impigliati? E ho detto, adesso li taglio con gli altri, ho tagliato una codina così. Però poi non li ho mai più tagliati da febbraio, dovrei, perché fra poco dice Geno, ti puoi fare la cintura con i capelli. No, ma guarda che quest'anno sono cresciuti un sacco, anche a me, io l'avevo tagliati, credo a marzo anch'io, ed era qui all'altezza della clavicola. Sì. E infatti avevo fatto anche un video recentemente sul fatto, cioè sono cresciuti tantissimo, un botto. Sì, è vero. Un botto. Questa è carina. Da quanto tempo non sgarri con la dieta mangiando il cibo più ciccioso per te del mondo? Quindi il cibo che per te è più ciccioso. Allora, io vi dico la verità, raga, e Marta credo che sia la stessa cosa per te, conoscendoti. Io non seguo una dieta, mi cerco di gestire un pochino, però in realtà se io ho voglia di qualcosa, io me la mangio. Certo, non mi strafuoco, ecco, quindi non eccedo, però se ho voglia della cosa che per me è cicciosa, io me la mangio. E se in quel momento sento di voler mangiare anche un po' di più, me ne mangio un po' di più senza avere sensi di colpa o cose. Perché sento quindi nel mio stomaco non... fame adesso? Perché quando si parla di cibo io ho fame? Non so perché. E so che anche Marta è così, perché cioè io sono stata con Marta, ecco, per eventi, spostamenti, eccetera, e ragazzi, Marta, non so se ti offendi, no, se dici, dico questa dici, cosa, cioè io l'ho vista fare colazione, ragazzi, voi, cioè io così
Io pensavo di mangiare tanto, io a colazione ho visto Marta, ho fatto ok, cioè aveva buon appetito. Uova, mi ricordo che tu mi dicessi, ma perché, cioè, ma mangi così tanto, cioè hai fame, io ho sempre fame, non lo so perché. Allora, quindi credo che sia lo stesso anche per te. Sì, ho sempre fame, poi quando mi alleno quelle rare volte, secondo me perché si attiva il metabolismo, tu puoi dirmelo, no, si accelera, no, uh-huh. Ho fame tutto il giorno, cioè proprio il mio stomaco, che se ho il microfono qua si sente che fa come se non avessi mai mangiato nella mia vita, quindi anche nel mio caso. Allora, un buon appetito, questo è poco ma sicuro, ed anche un buon metabolismo, però se mangiassi schifezze dalla mattina alla sera sicuramente anche io cambierei. Gennaro dice mangi come me, perché lui è alto, io non sono alta come lui, sono pure abbastanza, cioè non ho una muscolatura da mantenere, però ho sempre fame. Mia mamma da piccola mi diceva, tu hai il verme solitario. Non sai che cos'è il verme solitario? È una cosa, la tenia, no? Sì, diceva, tu sei dormito, ce l'hai. Spero di no, vabbè, comunque che schifo. Poi ci chiedete, da quanto tempo non bevi? E poi rimedia. Tempo non bevi, se intendi acqua, bevo di continuo tutto il giorno, infatti vivo in bagno, perché io non lo so, dicono bevi 2 litri o 3 litri, quanto è? Ma io quando bevo 2 o 3 litri sono sempre in bagno, c'è anche ogni mezz'ora, perché ovviamente entra e devi uscire da qualche parte, mi pare logico, quindi acqua tutto il giorno, anche qui la mia bella bottiglia. Mentre per quanto riguarda il bere, cioè vino, ieri sera vi ho raccontato delle 2 dita di vino, quindi ho bevuto 2 dita di vino ieri, poi generalmente bevo un calice di vino 1 o 2 volte a settimana, quindi questo sì, questa è la mia routine. Wow. Poi quando si potrà uscire mi berrò una bottiglia così solo. Allora io acqua, che sarà passato 20 minuti quando abbiamo finito l'altro video, birra o vino alcolici in realtà vi dirò saranno passate almeno 2 settimane, sì. 2 o 3 settimane. Mi ricordo l'ultima volta, un paio di settimane fa, sei una brava ragazza, Michela, sei una brava ragazza. Coca-Cola sempre, sì, quello sì. Quello sì, però non sei quello molto sempre alcolizzata, diciamo. No. A me piace il vino, però non ne bevo troppo. Magari un calice, non so se. Perché noi ce andiamo a casa ormai, facciamo finta che è il ristorante, non so, faccio questa bistecca con, non so, patate, poi l'antipasto, ci beviamo il bicchiere di vino per farlo così, cenetta intima. Ci sta. Vabbè, carino, sì, ci sta. Carino. Io tante volte me lo conservo per il fine settimana. Sì. Perché se no ho notato che se vado tutte le sere mi gonfia. No, questo no, ma poi fa male comunque, alle donne in modo particolare. Anche se sono 2 dita, ti do comunque il bicchiere, se è tutti i giorni mi gonfia. Fa male. Invece una volta a settimana è carino, me lo gusto e questo ci sta. Questo pure io, un paio di volte. E ci sta. Da quanto tempo non compri un peluche? Ragazzi, non ci crederete, ma io in realtà non compro un peluche da... Cos'è passato? Credo neanche un mese. Perché ho comprato i peluche per tutte quante le decorazioni natalizie qui in casa, che sono diventata piccola aiutante di Babbo Natale quest'anno, quindi ho decorato tutta casa e quindi ho comprato un sacco di peluche. Te Marta? Allora, da quanto tempo non compro un peluche? Guarda, se vogliamo considerare, sì, tipo il Babbo Natale è un peluche quello che ho preso. Però anche dei pezzi di plastica. Tipo anche tu, allora. No, un peluche con i pezzi di plastica, non lo so. Se consideriamo anche le decorazioni natalizie come vere e proprie peluche, il 20 novembre tipo ho comprato l'ultimo peluche, praticamente. Se invece parliamo poi dei peluche, quelli proprio da bambino, mi è stato regalato un peluche da Gennaro, quindi comprato io, no, non vale, tipo 2 o 3 mesi fa mi è stato regalato durante il Covid. Oh. Tieni, ti porto quest'orso, grazie per questa gioia, così. Però poi io comprati da sola, no, i peluche no, da sola, tranne le decorazioni, queste cose natalizie, sì. Ma io perché nelle decorazioni ho un sacco di peluche quest'anno, ho ricreato tipo... No, io lo so, io l'ho visto, l'ho visto in anteprima, Michele, le cose. Da quanto tempo non ne litighi con qualcuno? Volete sapere la verità? Tanto Michela già lo sa, perché io ho raccontato oggi. Mi stavo preparando, stavo facendo i capelli che dovevo filmare, a un certo punto mi arriva una chiamata, rispondo, Anna Cerreto! Così, con questo tono, Anna Cerreto! Ce l'ho veramente Marta. Chi è Anna? Non sono io. No, perché io ho un pacco e lo dovrei consegnare a Anna Cerreto. Cioè, guarda, che indirizzo è? Lui mi ha detto la strada. Ho detto, sì, sono io, però non mi chiamo Anna. E lui ha detto, ma forse è tua mamma. Ma secondo te no? Mia mamma, perché? Non lo so come si chiama. Poi mia mamma è il mio cognome. Cioè, ok, va bene. Potrebbe pure essere magari la mamma che io... Cioè, ok, può essere. Proprio fa, ma io adesso devo venire. Ma io adesso non sono a casa. E lui continua a dire, ma il pacco è per Anna. Anna non sei andata via. Basta. E quindi ho litigato con il corriere, perché, cioè litigato, perché cosa mi dici a fare, non sei Anna e il pacco non è per te, poi è per te, si chiama tua mamma, queste cose qua. Comunque ci ho litigato un po' al telefono, quindi... Allora, io da quanto tempo non litighi con qualcuno?
Sapete che non lo so? Io vi devo dire, mi arrabbio spesso, però proprio, cioè poi magari mi sfogo con le persone, ecco Marta è una delle persone con le quali io mi sfogo, tutti che devo ascoltare tutte le, tutte però, le mie cose, io, tutti i giorni. Però poi in realtà non, cioè è difficile che io abbia l'esploit del litigio con le persone, quindi in realtà non mi ricordo l'ultima volta che ho litigato con qualcuno. Secondo me perché noi abbiamo tutto dentro, ci sfoghiamo fra di noi, siamo tipo le pentole a pressione, così, però... Poi il giorno che mi arrabbio però no, lì diventa... Nera, cioè, sì, là proprio cioè, mi si toglie la luce. Se arrivo ad arrabbiarmi, è difficile che lo faccio, ma se arrivo ad arrabbiarmi con qualcuno, cioè proprio non ci vedo più. È il classico, io sono la persona sempre calma che poi quando sclera. Ecco. Da quanto tempo non vai a messa? Qui capita proprio a fagiolo Marta, perché in realtà io non vado a messa, Marta, dal tuo matrimonio. Oh! Io considero, sono credente non praticante. Quindi io non vado a messa dal tuo matrimonio, mia cara, esattamente. Invece io sono andata a messa l'ultima volta ad agosto in Calabria, perché eravamo lì in vacanza, e sono andata tipo, non mi ricordo, inizio agosto, con mia suocera e Gennaro, quindi sì, inizio agosto è stata l'ultima volta, e con la mascherina, che c'erano tipo 95 gradi distanziati con la mascherina, e non è stata un'esperienza piacevole. Queste, cominciamo con quelle piccantine, ragazzi. Allora, da quanto tempo non fai all'amore? L'amore. Quanto fa l'amore? Da ieri, ragazzi, da ieri, c'è niente di male, è la cosa bella, la cosa più bella, tra le cose più belle del mondo. Infatti, quindi, ieri. Io stamattina, ieri, come buongiorno, ragazzi, non c'è niente di male, non è che mi devo vergognare, perché sono svergognata, no? Quindi da stamattina svergognata non si fa, anzi meno male. Procediamo. Da quanto tempo non sei single? Allora, da quanto tempo non sono single? Io mi sono messa con Gennaro il 15 maggio 2015, quindi sono quasi 6 anni, precisamente un anno e pallottoliere, un anno 5 anni e 7 mesi. Tu di più, mi sa. Noi gennaio 2013, quindi sono quasi 8 anni, tra un mese sono 8 anni praticamente. Porca miseria, siamo invecchiati insieme, ragazzi. Sì, è vero, mamma, quanto tempo. E poi sembra ieri. Allora, è una cosa particolare, nel senso che con Luca è tanto tempo che siamo insieme, mi sembra volato il tempo, però già da quando siamo, perché noi siamo andati a vivere insieme praticamente dopo pochissimo, no? Tu mi credi se ti dico che, cioè, io non ricordo il primo giorno in cui abbiamo cominciato a vivere insieme, perché mi è sembrato tutto così naturale, come se fossimo nati per vivere insieme, come se avessimo sempre vissuto insieme. Non te lo so. Sì, è incredibile così. È bellissima questa cosa, che non è detto. Tante persone si amano, ma quando vanno a convivere poi ci sono un sacco di problemi. Invece quando tu vai a vivere insieme e scopri comunque che ti trovi bene, è una grande fortuna. Sì, infatti tu non ti lamenti mai, cioè siete proprio una bella coppia. Non sei una di quelle che dice, ma mi ha rotto su questo, mi ha rotto su quello. Si vede che siete una coppia stabile, questa è una cosa bella. Grazie, e non è scontata. Non è scontata. Da quanto tempo non dici parolacce? Pa, 3 minuti. Io l'ho detto adesso in mente, che è passato di nuovo il moscerino, e ho detto, ma va. No, che fastidio gli insetti quando uno filma, ragazzi. Chi filma video o comunque sta nell'ambito del filming cose, sa, sono veramente fastidiosi. Mosche, moscerini, ma api, io poi ho fatto anche la mia trappola per moscerini. Ha funzionato per un po', poi non funziona più. La conoscete la trappola per moscerini con l'aceto e lo svelto? Funziona? Però comunque, ma non puzza? No, però c'è questo moscerino che continua, c'è uno che non è morto. Secondo me è tipo, non so, Iron Mosh. Allora, poi ci avete chiesto da quanto tempo non preghi. In realtà, devo essere sincera, io tutte le sere prima di dormire faccio la mia preghiera della buonanotte, però non a voce alta nella mia mente, quindi prego tutte le sere prima di fare la nanna. Non chiedo cose particolari, prego e basta, senza chiedere, perché poi non bisogna chiedere in generale. Quindi tu hai il tuo momento praticamente, mi faccio il segno della croce e dico... una piccola preghiera e poi dormo. Mi fa stare tranquilla, non lo so, è un mio rito da quando ero piccolina. Wow! Allora, io non prego, cioè nel senso, va un attimino spiegata questa cosa. Non ho il momento in cui dico, ok, mi metto qui e prego, però mi capitano dei momenti in cui mi assento totalmente. Non so, mi capita quando penso alle persone a me care che sono venute a mancare, miei nonni, e lì, tu sai bene, perché te ne ho parlato diverse volte, quanto mi ferisca, è una cosa che proprio mi devasta ancora oggi. E in quei momenti io mi estraneo da tutto il resto e mi ritrovo ad essere... come a pregare, ecco, lo intendo quello come momento di preghiera, cioè nel senso a fare un attimino il punto della situazione, a cercare anche di mettermi in contatto un po' con me stessa, un po' con...
se vogliamo, con le anime delle persone, sì, che non ci sono più. Esatto. Sì, anche quella è preghiera, quella è una preghiera. Quando prego che, però, insomma, di starmi accanto, di proteggermi, eccetera, eccetera, eccetera. Quella, o quando, quella è preghiera. Spesso che gli vorrei raccontare delle cose, che mi manca un sacco raccontargli le cose ai nonni, però vabbè. Quello, io ho quei momenti lì, diciamo. Andiamo avanti, perché altrimenti... Andiamo avanti, questo è un argomento che ci fa male. A me, sì, anche fresco fresco, quindi diciamo che... vabbè. Poi, allora, da quanto tempo non indossi i tacchi? Allora, quest'anno proprio i tacchi hanno fatto la muffa praticamente, ragnatele e muffa. No, però in realtà fino a prima dell'ultima chiusura, il fine settimana si poteva uscire e andavamo a cena fuori magari con la nostra coppia di amici. E lì ogni tanto mi è capitato di indossare il tacco, quindi ecco, almeno sfruttavo insomma l'occasione dell'uscita a cena fuori per il tacco. Per ecco. Il tacco. Io invece il tacco lo metto, ma solo perché il lunedì sono in trasmissione a Canale 21, al bello del calcio, quindi solo per quello, ma altrimenti io vivo in ciabatte. Quando esco prego di poter uscire in ciabatte, in che ciabatte. In realtà potrei, però qui ti guardano strano. Invece quando ero a New York potevo uscire in ciabatte con un, non so, un turbante, nessuno mi guardava. Niente. Qui sì, un po' le persone giudicano un po' in più, ecco. Quindi sì, l'ho messo solo lunedì, cioè ieri, no, due giorni fa. Io non so manco che giorno è, oggi è mercoledì. E quindi altrimenti, se non avessi nessuna occasione, vivrei in ciabatte. Questa è la realtà. Tu hai un paio di tacchi dei quali sono quali innamorata. Sono? Quelli neri col cinturino sono divini. Che belle che sono queste scarpe. Cioè, sono bellissime. Queste sono, le trovo proprio sexy, affascinanti, sensuali. Sono proprio belle. E le ho pagate anche poco, quindi doppiamente belle. Ci piace questa cosa. Doppiamente belle, ci piace. Penultima domanda. Da quanto tempo non fai la ceretta? Ta-da! No. Allora, da quanto tempo non faccio la ceretta? Inserire musica di grilli? Io non faccio i grilli. I grilli non fanno. Sembrava il cicolino delle porte con dei film horror. Ma la musica dei grilli. Manco il suono, l'effetto audio, la musica dei grilli. Vabbè, dai, inserire i grilli. Non faccio la ceretta da, non lo so, l'ultima volta l'ho fatta durante il lockdown, cioè durante quest'anno, forse a marzo, perché avevo comprato una cera allo zucchero, ero tutta lì, adesso faccio la cera allo zucchero, e mi piace in realtà, mi piace l'effetto, però poi mi sono scocciata di farla e mi rado col rasoio, che sono diventato uno yeti, cioè i capelli che ho in testa sono più o meno i capelli e i peli che ho sul resto del corpo, non proprio così. Ma però io sono molto chiara, ma molto molto pelosa, quindi purtroppo sì, sono pelosa, e quindi mi faccio col rasoio e sono diventata una scimmia, quindi da qui al prossimo anno diventerò cugino It, strapieno di peli come cugino It, cioè piena così. Ma quella allo zucchero sei riuscita a farla tranquillamente? Sì, sì, tu la compri questa, poi ti mando il link, ed è una cera che tu scaldi nel microonde, per caso della cuffia, scaldi nel microonde e la passi e la rimuovi direttamente, così non ti serve neanche la strisciolina, oppure puoi usarla e ti escono proprio in dotazione. Io a volte la strappavo direttamente, altre volte con la strisciolina. Non fa neanche così male. Dovrei rifarla soprattutto sul baffetto, che spero non si vede. Tanto non si vede. Nonna baffuta sempre piaciuta. Brava, puoi dirlo ma forte. Basta. Arriviamo quindi all'ultima domanda, anche perché in realtà ho 4 minuti di autonomia nella memoria. Da quanto tempo non compri in un negozio, quindi immagino un negozio fisico? Ragazzi, io, vabbè, se consideriamo la spesa la faccio frequentemente al supermercato, quindi quello ok. Però volendo parlare di altri generi che non siano quelli alimentari, proprio che non compro in un negozio, io credo che sarà un mese buono, un mesetto. Vuoi sapere io cosa ho comprato? Cosa? Ho comprato qualcosa per accendere le candele, perché ero proprio old style, accendevo le candele col fiammifero, cioè pure con lo stuzzicadenti, lo mettevo sotto al gas, cioè proprio ogni volta mi si spegneva, ho detto Gennaro, perché non compri quel coso? Come si chiama quel coso? L'accendigas però allungato. Dai, esatto, che poi sono stata capace di farlo sciogliere, cioè ho acceso la candela, sono 3 ore così e si è sciolto quel pezzo davanti di plastica, cioè io sono capace anche di fare quello, Comunque l'ho comprato domenica. L'ho comprato. Ok, siamo usciti. Tu cosa compri? No, esci per prendere, non so, uno specchio, una cassettiera, no, il coso per accendere le candele. Quindi sì, 2 giorni fa, ma in generale nei negozi non ci vado più, tranne che per fare la spesa. Fare la spesa, sì. Uguale. Siamo giunti alla conclusione di questo video, Marta, grazie mille.
mille per essere stata ospite nel mio canale, io sono grazie troppo felice. Andate a vedere, mi raccomando, anche il video che abbiamo filmato nel canale di Marta, ve lo lascio sempre linkato nel box informazioni. E niente, Marta, ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi. Grazie, ringrazio tutti voi per aver seguito il video. Vi mando un bacio e un abbraccio, anzi vi mandiamo un bacio e un abbraccio, e ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!